L'altra volta ci eravamo lasciati con un cliffhangerone che ero riuscito a che erano riuscito a insinuare nel vostro cervelletto. Si arriva a Tenochtitlan, ci si incontra Cortés con Montecuzoma, pare che vada tutto bene, poi Cortés al colpo di matto imprigiona Montecuzoma, ma con una, con una certa apparenza. Montecuzoma fa la faccia da poker, sembra che sia a suo agio quasi a essere prigioniero. Cortés monta la guardia, non si capisce bene che succede, c'è l'attacco a Veracruz, i messicani attaccano Veracruz, muore Scalante, il luogotenente a Veracruz di Cortés, si convocano i responsabili messicani vengono giustiziati e c'è questo livello di tensione. Cosa succede? Succede che appunto viene mandato a come sostituto di Escalante, che appunto ha, come giustamente qualcuno ha scritto, ha dato uno spintone alla storia morendo, un altro personaggio, un uomo del governatore cubano, che ricordiamo odiava profondamente a Cortés, in un sentimento che era totalmente ricambiato, e questo personaggio avverte il governatore di quello che sta succedendo. Ok? A questo punto succede una cosa, succedono due cose. L'audienza, cioè il Tribunale Superiore dell'America, che era a Santo Domingo, riceve notizia di questa cosa, cioè riceve notizia che Cortés ha disubbidito e che Diego Velázquez, il governatore, gli sta facendo praticamente la guerra. È divertente perché l'audienza, il tribunale, manda un visitador, quindi praticamente un ispettore. L'ispettore arriva a Cuba, alza il dito, dice: oh, Diego Velázquez, ma che cazzo succede? Viene preso e portato in prigione. Instant, subito. Ok. Così. Quindi Diego Velázquez accantona l'ufficiale di sua maestà e dice: no, adesso con questo cazzo di Cortés gli spezziamo le gambe. E chiama un personaggio incredibile. Incredibilmente sfortunato. Che si chiama Pánfilo. Pánfilo de Narváez. Chi era Pánfilo? Chiamiamolo Pánfilo, che va bene. Pánfilo de Narváez era uno dei luogotenenti militari del governatore di Cuba. Aveva due caratteristiche. Tre. La prima è che era un discreto comandante militare, e questo non fa mai male. La seconda, aveva i soldi. La terza, aveva un amico molto potente, che era appunto il governatore, Diego Velázquez. Inizialmente pare che Diego Velázquez, il governatore, volesse guidare lui la spedizione punitiva, perché a questo punto si parla di quello, volesse guidare lui la spedizione punitiva contro Cortés. Però, appunto, avendo imprigionato leggermente illegalmente il tribunale, come si dice, l'ispettore di sua maestà, dice: meglio che lo tenga d'occhio, che non si può mai sapere. E quindi manda Pánfilo da solo. Pánfilo ha un fottuto esercito di 1400 uomini quando parte da Cuba. Sono 19 navi. Ok? Vi ricordo che Cortés era arrivato con 400 uomini, 450. Che qua sono 1400 uomini. Le navi arrivano quasi tutte a Veracruz, tranne una che si perde e muoiono tutti, chiaramente. Quando arriva a Veracruz, ovviamente le truppe di Cortés lasciano le armi. Ragazzi, stiamo parlando Veracruz a quel momento, dopo l'attacco che dei messicani che avevano ucciso Escalante, contava 60 uomini. Ovviamente aprono tutto, dicono: no, tranquilli ragazzi, tranquilli, adesso sistemiamo tutto. Quindi, qual è l'idea di Pánfilo de Narváez? Rompere il culo a Cortés. Però Cortés non è a Veracruz. Dov'è Cortés? E gli uomini dicono: è a Tenochtitlan, la capitale degli Aztechi. E, giustamente, gli uomini di Cortés, quei 60 uomini, montano un attimo la storia. Montano, neanche più di tanto.
Gli raccontano che Cortés è a Tenochtitlan, che ha sottomesso il più grande impero mai visto in questo continente e che ha al suo seguito un esercito sterminato di centinaia di migliaia di guerrieri. Questo è un po' una balla. Quindi Pamfilo de Narvaez non sa bene come, cosa fare, decide praticamente quindi di trincerarsi a Veracruz e di mandare qualche scout. Come si fa in tutti i giochi di strategia, si mandano gli esploratori. Gli esploratori vanno un po' dappertutto finché alcuni arrivano a Tenochtitlan, dove c'è Cortés. Gli esploratori di Pamfilo arrivano a Tenochtitlan, vedono la città, perché ovviamente immaginatevi quello che abbiamo detto di Tenochtitlan, sta città che fa paura, boh, arrivano, vedono che effettivamente Cortés ha Moctezuma e Moctezuma è il suo prigioniero, e così, tanto per gradire, come i cioccolatini negli alberghi, Cortés gli dà 4 lingotti d'oro a testa. Così, tanto per così, stretta di mano, lingotti d'oro. E dicono, e si fa raccontare la storia. Allora loro dicono, sai, noi saremmo arrivati con Pamfilo per farti il culo, però effettivamente belli sti lingotti, ne hai altri due, gliene dà altri due. Insomma, alla fine della chiacchierata dicono, vabbè, sai cosa, forse tu ci piaci di più di Pamfilo. E a quel punto iniziano i double agent. E voi dite, vabbè, i double agent, che cazzo c'è? Sì. Ma credo che non sia mai successo che di quei 1000 erano double agents. Però iniziano così. Iniziano con questi scout che tornano da Pamfilo e raccontano che Cortés è messo male, gli uomini si stanno ribellando, gli aztechi c'è un po' di malumore. Tra l'altro sono delle balle che non sono neanche balle, perché ripeto che mentre succede questa cosa qua, Cortés è lì con Moctezuma tutto sereno, con gli aztechi che non si sa se si stiano ribellando o cosa, quindi è molto tesa la situazione. Fatto sta che i tizi che arrivano a Veracruz iniziano a fare propaganda cortesiana, danno le mazzette, gli dicono guarda che non è niente vero, Cortés è pieno di soldi, eccetera, eccetera. E inizia questo chiacchiericcio. Cosa succede? L'idea è, a questo punto, Cortés dà l'ordine a alcuni uomini a Tenochtitlan di trovarsi vicino Tlaxcala per cercare la battaglia. Ok? Qual è il problema? Lui deve in questo momento gestirsi Tenochtitlan, l'invasione di Pamfilo con 1400 uomini e possibilmente non morire e non perdere tutto. Quindi decide di, dei 400 uomini a Tenochtitlan, prenderne solamente 200, che guida lui personalmente, e chiedere l'aiuto dei Tlaxcaltechi, 5000 guerrieri Tlaxcaltechi, giusto? C'è un però. Che Cortés va dai capi dei Tlaxcaltechi e dice, ragazzi, c'è Pamfilo, gli spiega chi è Pamfilo, dobbiamo fare una piccola battaglia. I Tlaxcaltechi dicono, zio, gli accordi non erano questi, l'accordo era che noi menavamo sugli aztechi, se per le vostre guerre interne noi ce ne sbattiamo al cazzo. E Cortés va via da solo, va via con 200 uomini, i Tlaxcaltechi non ne vogliono più sapere. A questo punto, quindi, si prepara il campo di battaglia. Abbiamo anche il report, tra l'altro, della battaglia. Poi lo leggiamo. Quindi praticamente si cerca di trovare un campo di battaglia consono. Cortés addirittura quei 200 uomini li divide in 3 tronconi per essere sicuro di non essere accerchiato, eccetera. Nel frattempo questo invio di emissari, disertori, roba così avviene. Addirittura i disertori di Pamfilo vengono pagati, i disertori da Cortés che vanno a Pamfilo, ovviamente ci sono anche quelli, e qua è una scena all'apocalipto, c'è questa scena dove nottetempo Cortés sta avanzando con i suoi uomini per andare a Tlaxcala, dove spera di affrontare Pamfilo, e uno degli uomini di Cortés scappa nottetempo e dice no, qua, vabbè, finora è stato bello, ma è ovvio che Pamfilo vince, scappa. E Cortés manda 4 indigeni in Messica che gli danno la caccia, come dicono come si fa un cinghiale, e lo sgozzano. Ok? Cioè, scenette di questo tipo, insomma. E finché a un certo punto si decide di fare la battaglia. Si decide, insomma, ci sono, diciamo, dei saggi. Ci studiano i due eserciti finché non si capisce quale sarà il campo di battaglia. Gli uomini di Pamfilo sono almeno la metà sono stati comprati da Cortés.
erano stati talmente tanto comprati che gli artiglieri avevano scaricato la polvere da sparo, cioè era polvere da sparo, però avevano manomesso la dose, diciamo, di polvere pirica e non sparavano. Cioè, era impossibile che sparasse, ok? Cioè, livelli di sabotaggio di questo tipo. Ora, le truppe di Cortés, qua ragazzi siamo siamo al 10 maggio 1520, quindi da novembre del 1519 al maggio del 1520, quindi sono questi mesi qua, quindi sono 5, sono quasi 7 mesi, diciamo, si trovano Narváez, quindi Panfilo, e Cortés a media strada in un pueblito chiamato Cempoallán, dove schierano le truppe. Gli schieramenti del fronte cortesiano sono tre squadre, alla sinistra, alla destra, centro, più un rinforzo di 20 uomini guidati da Cortés. Davanti, gli uomini di Panfilo hanno preso possesso degli edifici di questo pueblo. Okay? Quindi non solo è in svantaggio numerico, ma sta pure attaccando Cortés. Certo, hai sto vantaggio del fatto che sai che hai comprato l'esercito avversario, ma anche no, nel senso, questo qua, lui, Cortés gli aveva dato i soldi, però non era così scontato naturalmente che combattessero poi effettivamente quando inizia la battaglia, non si può mai sapere, no? Bene. Le cose belle sono che prima della battaglia ci sono due annunci. Uno è di Cortés, il secondo è di Panfilo. Adesso ve lo leggo perché è molto bello. È uguale. Il primo dice lo scrittore qui, Espino, dice: curiosamente, el de Medellín ofreció 1000 pesos en oro al primer que atrapará a Narváez y otros premios en metálico al segundo, tercero y cuarto de sus hombres que acompañará en el primer en dicha tarea. Quindi dice, quello di Medellín, Cortés, offre 1000 pesos d'oro. Ricordo che Moctezuma, quando lo ha visto, gli ha dato 2000 pesos, quindi stiamo parlando di una somma che cambia la vita, non stiamo parlando di 50 euro, ok? Quindi offre 1000 pesos al primo che cattura Panfilo in battaglia e altri premi al secondo, al terzo, al quarto che danno una mano al primo a catturarlo. Dall'altro lato Panfilo, più schietto, dice 3000 pesos a chi mi ammazza Cortés. Così, bam, subito. E voi dite, vabbè, insomma, 1400 uomini, se poi gli interessava solamente il denaro, prendi 3000, ammazzi Cortés. Ma Cortés aveva la strategia che io non vi ho narrato, perché adesso è il momento del primo plot twist di questa battaglia. Il problema di Cortés e dell'esercito di Cortés è che, nonostante per ora abbiano sempre vinto, nessuno degli uomini di Cortés è un soldato di professione. Sono quasi tutti avventurieri, nel senso proprio del termine. Cioè non è gente che fa il mestiere delle armi, è gente che, zaino in spalla, spada al fianco, ha cercato una fortuna. Non sono disciplinati, e lo vedremo dopo, perché dopo questa battaglia Cortés deciderà di fondare il suo esercito con un regolamento che poi leggiamo. Quindi qual era il problema di Cortés? Erano in svantaggio numerico e soprattutto gli uomini di Panfilo erano soldati veri. Quindi l'obiettivo di Cortés è tenere i suoi uomini il più vicino tra di loro possibile in modo che si facciano forza. Sono le regole base di ogni battaglia. Altra cosa, in un corpo a corpo selvaggio chi ha più esperienza vince. Quindi bisognava tenerli distanti e insieme. Qual è l'idea? Un muro di picche. Quindi
Da quando arriva la notizia a Tenochtitlan che Panfilo è sbarcato, Cortés commissiona qualcosa come 1200 picche, il doppio di quelle necessarie, che non si può mai sapere quando, se si rompono o meno, agli indigeni, che gliele forniscono, e arma i suoi uomini di picche. Arma che quelli di Panfilo, per questione di trasporto, non avevano, perché mettere le picche sulla nave o mettere le lance è un'altra cosa. Gli uomini di Panfilo, in maggior parte, oltre alle spade, hanno partigiane e lance corte, più corte le picche. Ok? La battaglia è preannunciata da una pioggia tremenda, un'umidità pluviale e soprattutto l'evento che dà inizio alla battaglia, che è una cosa che succede, non si sa se è voluta, se c'era un accordo, non si sa bene, però l'evento che segna la battaglia è una cannonata che parte dagli artiglieri di Panfilo alle 9:30 di sera, quindi si decide per la battaglia notturna. E voi dite, ma scusa un attimo, ma hanno messo la polvere da sparo, aveva piovuto, si era bagnata la polvere, come cazzo è possibile? Ragazzi, è possibile, tant'è che con quella cannonata, che è l'unica cannonata sparata da Panfilo, perché poi vedremo, muoiono così due uomini che erano a fianco di Cortés. Come sempre, per 10 centimetri la storia sarebbe cambiata, però muoiono gli uomini in fianco a Cortés. A questo punto Cortés fa marciare i suoi uomini in questo quadrato maestoso di picche e un po' perché i soldati erano stati comprati, un po' perché è notte, un po' perché le picche oggettivamente colpivano i nemici senza essere colpiti, perché gli uomini di Panfilo non riuscivano a avere il reach che avevano la picca. Gli uomini di Panfilo si ritirano lasciando i cannoni agli uomini di Cortés, che sistemano la polvere e iniziano a far fuoco sugli edifici nel quale si erano sserragliati gli uomini di Panfilo. Vi sembrerà una troiata? Per cui dite, mio Dio, adesso sarà una carneficina furiosa, no? No. No. Questo gioco dura qualcosa come un paio d'ore prima che gli uomini di Panfilo si ritirino. E vi dico adesso il conteggio dei morti. Muoiono 5 uomini dal lato di Panfilo e 4 di Cortés. Muoiono 9 persone. Lorenzo, 9 persone. 5 e 4. Ok? Voi immaginatevi che vi state giocando praticamente il futuro di un continente. Muoiono 5 uomini, finita. Tra l'altro, finita. Posto. 4 di Cortés, 5 e 4, ragazzi. A questo punto, va posto, va, finito. Motivo per cui pare che appunto la strategia di comprare le persone sia servita, cioè abbia funzionato, perché chi cazzo è che si ritira, dov'è? Però, qual è l'esito? Che i 1400 uomini, scusate, i 1395 uomini di Panfilo si uniscono a Cortés. E qua, ragazzi, succede un'altra cosa. E Panfilo viene messo agli arresti domiciliari. E Panfilo, tra l'altro, noi lo lasciamo adesso arrestato, ma sappiate che dopo tutto sto casino il re gli darà una missione e Panfilo, lo stesso, sarà uno dei più famosi conquistadores di altre parti dell'America, insieme a Alvarado, insieme a Montejo, quindi però lo lasciamo qua. Ma dopo questa battaglia, Cortés fa una cosa. Siccome aveva capito che va bene i soldi, ma forse era meglio anche insegnare o almeno dare una struttura coerente al suo esercito, fa le ordinanzas militari. Ora io vi leggo le ordinanzas militari, tanto per farvi capire il tenore.
Allora, beh, questa è una cosa bellissima. Allora, primissima roba. Ecco qua. Allora, prima cosa, vietati i giochi di carte. Vedi, ma che cazzo c'entra con il militare? Vietati i giochi di carte. Tutti. Tutti gli uomini d'ora in avanti devono inquadrarsi in compagnie. Se non ti inquadri in una compagnia, vieni escluso dalla consegna del bottino. La compagnia fa parte a un capitano, che deve essere identificabile. Ogni compagnia si divide però in quadrillas o esquadras di 20 uomini ciascuna. E ciascuna ventina di uomini è comandata da un capo o quadrigliero sotto la direzione di Cortés. E va bene. La compagnia si costituisce da questo punto come unità di combattimento che acta con certa autonomia. Ovviamente si respira un po' l'aria di Terzio, no? Che tra qualche anno, nel 1525, darà gran spolvero all'impero a Pavia, no? Dopodiché, questa, e qua non si può pensare che non abbia a che fare col fatto che aveva comprato un sacco di persone, si proibisce il saccheggio dei villaggi, ma tutto il denaro e tutti gli oggetti preziosi dovranno essere considerati sconsegnati a Cortés, che a sua volta li distribuirà a chi è meritevole. E vabbè, poi c'è un'altra questione, poi lui scrive al re. Questa è l'organizzazione, ok? Aspettate un attimo, sto... No, ok. Ora. Quindi tutto giusto, tutto bene. Velázquez è stato sconfitto once again. Il porto di Veracruz viene conquistato subito. Cortés si porta a casa altri 1400 uomini, ha fatto fuori un altro nemico politico. Ha fatto anche una piccola riforma militare. Nei documenti si chiamava Cortés. Sì, nei documenti vi dico, appare così. Ecco, vabbè, ho sbagliato. Vabbè, con la S minuscola. Nei documenti si chiama Hernando Cortés, scritto così. Non il supremo bellissimo frizzantino comandante. C'è questa questione: quando gli fanno un processo nel 1529, alcuni capi di imputazione sono: si faceva chiamare come si fa chiamare un sovrano. Quindi, che significa faceva il tiranno, ma quello è, ne parliamo dopo. Non si dà un titolo, per ora lui è semplicemente Capitan General. Poi si darà un titolo, ma ci arriviamo dopo, perché quella è una grande questione. È una grande questione perché è molto contestato. Io vi dico che il titolo di governador viene dato a 3 persone diverse, non a Cortés, a 3 di persone diverse, che sistematicamente vanno in Messico e vengono arrestate di Cortés, finché quando arriva la lettera di Cortés al re in cui gli racconta questa storia, quindi dell'assalto, di altre cose, poi adesso non voglio spoilerare, Carlo V dice: no vabbè zio, sei troppo giusto, e lo fa governatore. Ve lo giuro, è andata così. Ha detto anche proprio: zio, sei troppo giusto. E a quel punto lui diventa governador e vice re. E Marchese del Valle. Ma quello, vabbè, ma ci arriviamo dopo, amici. Qua, momento D&D, siamo pronti? Momento Call of Cthulhu, siamo pronti? Perché c'è quello. Siamo in una situazione tutto sommato buona, no? Abbiamo gli uomini, abbiamo fatto l'ordinanza militare. Cosa facciamo? Torniamo a Tenochtitlan, dove abbiamo lasciato uno dei migliori luogotenenti della impresa cortesiana, Pedro d'Alvarado. Cioè, siamo stati via 3 mesi. Cosa mai... Cosa succede? Niente, no? Ma soprattutto, Blas Botelho, chi è? Signori,
Blas Botello. Domanda: qualcuno di voi conosce Blas Botello? Perché se qualcuno lo... Tio Eres el hombre justo, esatto. Blas Botello, se non conoscete Blas Botello, ragazzi, è sad. No, ok, allora non l'ho mai citato perché è un personaggio che perché sembra la spalla comica, è esattamente il contrario. Allora, questo io non l'ho mai capito, ve lo giuro, io sono anni che so questa storia, no? Ma dico, allora, cioè, Cortés, no? Ha una spedizione, ha i notai, ha i frati, ha i soldati, ha i preti, tant'è che quando fa il massacro a Cholula decide, lo fa e poi devasta i templi. Ricordo che a Tenochtitlan in questo momento sorge al posto del Tempio Mayor, non l'ho detto l'altra volta, del Huey Teocalli, c'è un altare alla Vergine, era chiaramente credente, ok, bene. In una addirittura nelle ordinanze militaris c'è il divieto di blasfemia, ok, perché Dio doveva essere dalla nostra parte, ragazzi, non c'erano altre possibilità. Bene, una persona così arriva, Blas Botello, che adesso vi dico che lavoro fa. Cortés lo guarda e gli fa: sì zio, ti voglio nella mia spedizione subito. Blas Botello era un uomo cantabro, della Cantabria, latinista, negromante e alchimista nel tempo libero. Cosa fai? Non te lo porti? Cioè, non te lo porti un negromante cantabro latinista alchimista? Subito. Te lo porti, no? Cioè, è fortissimo. È multiclassato. È multiclassato. Lo porti, no? Ecco. Bene. Blas Botello, dopo... è che è presente? Va da Cortés, gli mette la mano sulla spalla e gli fa: ho una profezia per te. E Cortés è tutto cacato, perché quando arriva un negromante del Mar Cantabrico di solito non è bello. Cosa droppa se lo sconfiggi? E dice: sappi che a Mexico Tenochtitlan è appena avvenuta una tragedia. E Cortés dice: ma sei scemo? Sei un latinista? Ragazzi, ma che latinista? Che cazzo ne sai? Qualche giorno dopo, però, per questioni di regia sarebbe meglio se succedesse tipo in quel momento lì, no? Immaginatevi lui che fa la profezia e in quel momento arriva della gente. Bene, in realtà succede un po' dopo, però vabbè. Arrivano dei messaggeri con una lettera di Pedro de Alvarado, il luogotenente che Cortés aveva lasciato a Tenochtitlan. Cortés apre la lettera. E la lettera, firmata di Alvarado, dice: le cose sono precipitate, sto cercando di evacuare la città. E noi con questo cliffhangerone terminiamo per oggi.